Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Ginoden Bayer S.P.A. Ultimo aggiornamento. 23 maggio 2022. Cos'è Ginoden? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Ginoden durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Ginoden? Ginoden è un farmaco a base del principio attivo gestodene più etinilestradiolo, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Bayer S.P.A. Ginoden può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Ginoden 0,075 mg più 0,03 mg 21 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bayer S.P.A. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: C. Principio attivo: gestodene più etinilestradiolo. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: prevenzione del concepimento. La decisione di prescrivere Ginoden deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Ginoden e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati, COC, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Posologia, modo di somministrazione, uso orale, modalità di assunzione. I contraccettivi orali combinati, quando sono assunti correttamente, hanno un percentuale di insuccesso dell'1% per anno. La percentuale di insuccesso aumenta quando vengono dimenticate o non sono state assunte nel modo corretto le pillole. Le compresse devono essere prese seguendo l'ordine indicato sulla confezione, ogni giorno alla stessa ora, se necessario con un po' di liquido. La posologia è di una compressa al giorno per 21 giorni consecutivi. Ciascuna confezione successiva deve essere iniziata dopo un intervallo di 7 giorni libero da pillola, durante il quale si verifica di solito un'emorragia da sospensione. Questa inizia in genere 2-3 giorni dopo l'ultima compressa e può anche non essere terminata prima dell'inizio della confezione successiva. Modalità di inizio del trattamento: nessun trattamento contraccettivo ormonale nel mese precedente l'assunzione delle compresse deve iniziare il primo giorno del ciclo mestruale naturale, cioè il primo giorno della mestruazione. È possibile iniziare anche tra il secondo e quinto giorno del ciclo, ma, in questo caso, durante il primo ciclo si raccomanda di impiegare anche un metodo di barriera nei primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Passaggio da un altro contraccettivo ormonale, contraccettivo orale di tipo combinato, anello vaginale, cerotto, la prima compressa deve essere assunta preferibilmente il giorno dopo l'ultima compressa attiva del precedente contraccettivo o al più tardi il giorno dopo il consueto intervallo libero da pillola o il giorno dopo l'ultima compressa di placebo del precedente contraccettivo. Nel caso si passi da un anello vaginale o da un cerotto, la donna deve iniziare ad assumere Ginoden preferibilmente il giorno della rimozione dell'ultimo anello o cerotto di un ciclo di applicazioni, o al più tardi, quando sarebbe stata prevista la successiva applicazione. Passaggio da un contraccettivo a base di solo progestinico, mini pillola, iniezione, impianto, o da un sistema intrauterino a rilascio di progestinico, IUS. La donna può cambiare in qualsiasi momento se proviene dalla mini pillola e deve cominciare l'assunzione di Ginoden il giorno successivo. Nel caso di un impianto, l'assunzione di Ginoden deve cominciare nello stesso giorno nel quale l'impianto viene rimosso o, nel caso di un iniettabile, nel giorno in cui dovrebbe essere praticata la successiva iniezione. In tutti questi casi la donna deve essere avvertita di usare anche un metodo contraccettivo non ormonale di supporto per i primi 7 giorni d'assunzione delle compresse. Dopo un aborto nel primo trimestre è possibile iniziare immediatamente senza bisogno di ulteriori misure contraccettive. Dopo un parto o un aborto nel secondo trimestre, poiché il periodo immediatamente successivo al parto è associato ad un aumentato rischio tromboembolico, l'assunzione di contraccettivi orali combinati non deve cominciare prima del 21esimo, 28esimo giorno dopo il parto o dopo un aborto nel secondo trimestre.
la donna deve essere avvertita di utilizzare anche un metodo contraccettivo non ormonale di supporto nei primi 7 giorni d'assunzione delle compresse. Tuttavia, se nel frattempo si fossero avuti rapporti sessuali, prima di iniziare l'assunzione del contraccettivo orale combinato, si deve escludere una gravidanza o si deve attendere la comparsa della prima mestruazione. Per le donne che allattano, si veda il paragrafo 4.6. Assunzione irregolare. La sicurezza contraccettiva può diminuire se si dimenticano delle compresse, in particolare se la dimenticanza si verifica durante i primi giorni del ciclo di trattamento. Se il ritardo nell'assunzione di una qualunque compressa è inferiore alle 12 ore, la protezione contraccettiva non risulta ridotta. La compressa dimenticata deve essere presa non appena la donna si ricordi di farlo e le compresse successive secondo il ritmo consueto. Se il ritardo nell'assunzione di una qualunque compressa è superiore alle 12 ore, la protezione contraccettiva non è più assicurata. Nel caso di dimenticanza di una compressa, valgono i seguenti principi. L'assunzione delle compresse non deve essere mai interrotta per più di 7 giorni. Sono necessari 7 giorni di assunzione ininterrotta delle compresse per ottenere un'adeguata soppressione dell'asse ipotalamo-ipofisi-ovaio. Di conseguenza, nella pratica quotidiana possono essere dati i seguenti suggerimenti. Prima settimana l'ultima compressa dimenticata deve essere presa non appena la donna si ricordi di farlo, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente. Le altre compresse devono essere prese secondo il ritmo consueto. Inoltre, nei successivi 7 giorni deve essere impiegato un metodo di barriera, come ad esempio un profilattico. Se durante la settimana precedente si sono avuti rapporti sessuali, si deve prendere in considerazione la possibilità che si sia instaurata una gravidanza. Maggiore è il numero di compresse dimenticate e più ravvicinato è l'intervallo libero da pillola, maggiore è il rischio di gravidanza. Seconda settimana l'ultima compressa dimenticata deve essere presa non appena la donna si ricordi di farlo, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente. Le altre compresse devono essere prese secondo il ritmo consueto. Non è necessario impiegare alcun metodo contraccettivo aggiuntivo, a condizione che, nei 7 giorni precedenti la prima compressa dimenticata, le compresse siano state assunte correttamente. Tuttavia, in caso contrario o se le compresse dimenticate sono più di una, si deve raccomandare l'impiego di precauzioni aggiuntive per 7 giorni. Terza settimana considerata l'imminenza dell'intervallo libero da pillola, il rischio di ridotta affidabilità contraccettiva è maggiore. Tuttavia, modificando lo schema di assunzione della pillola, si può ancora prevenire la riduzione della protezione contraccettiva. Adottando una delle due seguenti opzioni, non vi è pertanto necessità di usare metodi contraccettivi aggiuntivi, purché nei 7 giorni precedenti la prima compressa dimenticata tutte le compresse siano state prese correttamente. In caso contrario si deve raccomandare di seguire la prima delle due opzioni e di usare anche precauzioni aggiuntive nei successivi 7 giorni. L'ultima compressa dimenticata deve essere presa non appena la donna si ricordi di farlo, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente. Le altre compresse devono essere prese secondo il ritmo consueto. La confezione successiva deve essere iniziata subito dopo aver terminato la precedente, cioè senza osservare intervallo libero da pillola tra le due confezioni. In questo caso è improbabile che si verifichi emorragia da sospensione prima della fine della seconda confezione. Tuttavia, durante l'assunzione delle compresse, possono presentarsi spotting o emorragia da rottura. Si può anche raccomandare di sospendere l'assunzione delle compresse della confezione in corso. Si deve allora osservare un intervallo libero da pillola che duri fino a 7 giorni, compresi quelli nei quali sono state dimenticate delle compresse, e poi proseguire con una nuova confezione. Qualora siano state dimenticate delle compresse e, nel primo regolare intervallo libero da pillola, non si presenti emorragia da sospensione, bisogna considerare l'eventualità di una gravidanza in atto. Raccomandazioni in caso di disturbi gastrointestinali. Nel caso di disturbi gastrointestinali gravi, l'assorbimento può risultare compromesso e deve essere adottata una misura contraccettiva supplementare. Se entro 3-4 ore dall'assunzione della compressa si verifica vomito / o diarrea, l'assorbimento può non essere completo. In questo caso si prendono in considerazione, se necessario, le raccomandazioni illustrate nella sezione assunzione irregolare. Se non si vuole modificare il consueto schema posologico, si devono prendere una o più compresse extra da una nuova confezione. Come spostare la mestruazione da sospensione? Per ritardare una mestruazione la paziente deve continuare ad assumere le compresse prelevandole da un'altra confezione di Ginoden senza interruzioni. Il ritardo può essere esteso secondo la volontà della paziente fino alla fine della seconda confezione di compresse.
Durante tale assunzione prolungata, la paziente può presentare sanguinamenti da rottura o spotting. L'assunzione di Ginoden deve riprendere regolarmente dopo la consueta pausa di 7 giorni. Per spostare la mestruazione ad un altro giorno della settimana rispetto al giorno previsto in base allo schema della paziente, si può abbreviare l'intervallo senza trattamento per i giorni desiderati. Quanto più breve sarà l'intervallo senza compresse, tanto maggiore sarà la possibilità di non presentare un flusso, ma si potranno verificare sanguinamenti da rottura o spotting durante l'assunzione della confezione successiva, come quando si vuole ritardare la mestruazione. Popolazioni speciali. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Ginoden nei bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Compromissione della funzionalità epatica. Ginoden è controindicato in donne con malattie epatiche gravi. Vedere paragrafo 4.3. Compromissione della funzionalità renale. Ginoden non è stato specificatamente studiato nelle pazienti con funzionalità renale ridotta. Controindicazioni. Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. I contraccettivi ormonali combinati, COC, non devono essere usati nelle seguenti condizioni. Il prodotto deve essere interrotto immediatamente, se una qualsiasi delle condizioni dovesse comparire per la prima volta durante l'uso del COC. Presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV, tromboembolia venosa TEV in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, ad esempio trombosi venosa profonda TVP o embolia polmonare IP, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore Wiedler-Eden, carenza di antitrombina IV, carenza di proteina C, carenza di proteina S, intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata, vedere paragrafo 4.4, rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4.4, presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA, tromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio angina pectoris, malattia cerebrovascolare ictus in corso o pregresso o condizioni prodromiche, ad esempio attacco ischemico transitorio, transient ischemic attack, TIA, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocisteinemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante, precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali, rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4.4, o la presenza di un fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave, grave malattia epatica, in atto o pregressa, fino a quando i valori della funzionalità epatica non sono tornati alla norma. Tumori epatici, in atto o pregressi, benigni o maligni. Patologie maligne, accertate o sospette, degli organi genitali o delle mammelle, se ormonodipendenti. Emorragia vaginale di natura non accertata. Gravidanza accertata o sospetta. Associazione con ritonavir. Patologia oftalmica di origine vascolare, è controindicato l'uso concomitante di Ginoden con medicinali contenenti ombitasvir barra paritaprevir barra ritonavir ed azabuvir o medicinali contenenti glecaprevir barra pibrentasvir, vedere paragrafi 4.4 e 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego nel caso in cui fosse presente una delle condizioni o uno dei fattori di rischio menzionati sotto, l'idoneità di Ginoden deve essere discussa con la donna. In caso di peggioramento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione nota. Devono essere consultate le informazioni riguardanti la prescrizione di medicinali concomitanti per identificare potenziali interazioni. Effetti di altri farmaci su Ginoden. Le interazioni con altri farmaci che inducono gli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Ginoden insieme ad altri farmaci come aprepitant Accord, aprepitant Teva, Aptivus, Atanto, Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Aurantin, soluzione, uso interno, carbamazepina e G, din
dintoina, dintoinale, e favirenz entricitabina e tenofovir di soproxil aurobindo, e favirenz più entricitabina più tenofovir di soproxil milan, e favirenz entricitabina tenofovir di soproxil crca, e favirenz entricitabina tenofovir di soproxil teva, e favirenz barra entricitabina barra tenofovir di soproxil zentiva, e favirenz milan, e favirenz teva, imend, evotax, fenitoina icma, gamibeta complex, gardenale, ivemend, luminale, compressa, maviret, micobutin, misoline, nervaxon, nevirapina milan, nevirapina teva italia, oxcarbazepina technigen, compresse rivestite, reiatax, capsula, rifadin, rifater, rifina, rifocin, sustiva, targretin, tegretol, telsir, compressa rivestita, telsir, sospensione, tolep, viramune, vosevi, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Ginoden durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ginoden durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Il prodotto non è indicato durante la gravidanza. Nel caso di insorgenza di una gravidanza durante l'utilizzo di Ginoden, il prodotto deve essere immediatamente sospeso. Estesi studi epidemiologici non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare e di usare macchinari. Nessun effetto sulla capacità di guidare e di usare macchinari sono stati osservati nelle utilizzatrici di contraccettivi orali. Effetti indesiderati. Descrizione di alcune reazioni avverse nelle donne che usano COC. È stato osservato un maggior rischio di eventi trombotici e tromboembolici arteriosi e venosi, tra cui infarto miocardico, ictus, attacchi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati effetti negativi gravi dovuti a sovradosaggio. In questa circostanza possono presentarsi sintomi quali nausea, vomito e, nelle donne, emorragia da sospensione. L'emorragia da sospensione può verificarsi anche nelle ragazze prima del menarca, se assumono accidentalmente il medicinale. Non vi sono antidoti ed un ulteriore eventuale trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Progestinici ed estrogeni, combinazioni fisse, codice ATC, G03A10. L'effetto contraccettivo di Ginoden si basa sull'interazione di diversi fattori, i più importanti dei quali si ritiene siano l'inibizione dell'ovulazione, proprietà farmacocinetiche, gestodene e assorbimento. Il gestodene, somministrato oralmente, viene assorbito rapidamente e completamente. I livelli massimi serici di 4 ng/mL sono raggiunti circa dopo 1 ora dopo somministrazione orale. La biodisponibilità è, dati preclinici di sicurezza, gli studi di tossicità a lungo termine con dosi ripetute per la valutazione di una possibile attività oncogena, non rivelano potenzialità tumorigena nel caso di uso terapeutico del preparato nell'uomo. Elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone 25, sodio calcio edetato, magnesio stearato, saccarosio, povidone 90, macrogol 6000, calcio carbonato, talco, estere etilenglicolico dell'acido montanico, cera e. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.